15 test si sono trasformati in una vera e propria confusione generale. Hanno detto un sacco di bugie di Stato in questi anni. Che c'erano troppi medici. Non è vero, siamo in carenza. Il libro parla prevalentemente di numero chiuso. I contenitori delle buste con i quiz sono stati aperti. Delle mafie accademiche. Sono state sottratte delle buste. Oggi l'università italiana è tutta a numero chiuso. Reputiamo che sia una specie di lotteria in realtà quella di test. È in gioco sempre la questione del diritto allo studio, insomma, no? Qualunque test è anticostituzionale perché lede l'articolo 34 della Costituzione, quindi il diritto allo studio, che non vuol dire diritto a laurearsi. Sono molte le contraddizioni intorno a questi test. Abbiamo scoperto 4 livelli di criminalità, una vera e propria casta. È bene che gli scandali vengano alla luce. Con l'omicidio di Francesco De Maria, che è stato ammazzato dalla mafia con un colpo in faccia. Sì, e li denunciamo per la prima volta in questo libro. Perché il bene prezioso di cui dispone l'università è il prestigio. Parte tutto dall'istruzione. Il test è il migliore modo? Non superò lì l'esame, ma l'avrebbe superato con quel punteggio in altre 17 sedi universitarie. L'università di Messina era rinomata per avere le infiltrazioni dell''Ndrangheta. Delle università di Bari, Foggia, Ancona e Chieti. C'era una vera e propria organizzazione. Di Bari, Foggia, Ancona e Chieti. Che in qualche modo garantivano il passaggio all'università. È accusato di aver allestito per i test del 4 e 5 settembre 2007. Ma solo per aiutare i candidati raccomandati. Due centrali operative da cui partivano via SMS le risposte ai quesiti ministeriali. Dietro al traffico delle lauree false. Non sono riuscita ad entrare mentre. Viene il genero di Totò Riina, il capo dei capi della mafia. Attraverso un sistema di SMS venivano fornite le soluzioni dei test. La società. Ma è tutta la società italiana. Ha bisogno. Una società chiusa negli ordini professionali. Un medico di Torino, due lauree, un'esperienza ventennale. Non degno di iscriversi a medicina. Ha fatto le prove d'ammissione ed è stato bocciato. Presunti test d'ingresso truccati alle facoltà a numero chiuso di medicina e odontoiatria. Però Massimo Citro, laurea in medicina con 110 lode a Torino, il medico lo fa da più di 20 anni. Un test a prioristico rispetto alle competenze degli studenti. Certo. Si parla di un colpo di Stato, non più solo nell'istruzione, che è il terzo livello. Tra polemiche e indecisioni vediamo cosa ci hanno detto. E si parla di Club Bilderberg, si parla di Trilateral Commission, si parla di Aspen Institute. Considerato la mente dell'organizzazione. Il vero nome dell'Unione Europea è il quarto, Reich. È identico per tutte le università italiane. Scordatevi che vi possono essere delle tappe di discesa. Quei regnanti, quei reali, intoccabili, innominabili, sono di sangue tedesco.